Il tracciato dell'ex ferrovia Pontedera-Lucca iniziava dalla stazione di Pontedera e proseguiva passando per le stazioni di Calcinaia, Vico Pisano-Bientina, Cascine di Buti, Colle di Compito, San Ginese-Pieve di Compito, San Leonardo in Treponzio, Toringo-Parezzana e per finire con la stazione di Lucca. La ferrovia venne inaugurata il 28 ottobre 1928. Il convoglio inaugurale fu trainato da due locomotive a vapore, tutte infiorate e imbandierate, che partirono dalla stazione di Lucca alle 10 del mattino. Autore del progetto definitivo fu l'ingegnere Anselmo Cioppi. Uno dei principali costruttori della linea fu l'ingegner Pier Lorenzo Parisi. I lavori iniziarono il 15 maggio 1922 sotto la sorveglianza del servizio costruzione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato. Il nostro viaggio alla riscoperta della linea ferroviaria Lucca-Pontedera ha inizio dall'attuale stazione di Pontedera Casciana Terme. Quando scoppiò il conflitto mondiale, il traffico ferroviario interessò anche questa linea, poiché era un'alternativa al nodo di Pisa, già più esposto ad attacchi provenienti dal mare. Il 31 agosto 1943, il nodo di Pisa fu completamente devastato da un bombardamento aereo e la nostra linea divenne fondamentale per ricucire i movimenti ferroviari lungo la costa tirrenica. La linea ferroviaria Lucca-Pontedera si sviluppava quasi completamente in pianura. Le progressive chilometriche partivano da Lucca, non da Pontedera, perché la ditta costruttrice aveva l'idea di costruire il prolungamento per Saline di Volterra. Fu costruito un casello ferroviario nelle vicinanze della stazione di Pontedera e precisamente alla progressiva chilometrica 24.369. Tra gli assi delle due stazioni capotreno Lucca-Pontedera, la linea era di 25.264 km. La linea ferroviaria attraversava l'attuale strada statale numero 67 Tosco-Romagnola e contemporaneamente la tranvia a scartamento normale Pontedera-Pisa. A testimonianza dell'ultimo conflitto bellico, possiamo osservare all'interno dell'arcata del cavalcavia, prima del lungo ponte sull'Arno, i segni evidenti provocati dalle granate. Attraversato il fiume Arno, sul grande ponte a sei archi a sesto ribassato di 21,50 m di luce ciascuno, la ferrovia incontrava la prima stazione, dopo la principale di Pontedera, quella di Calcinaia alla progressiva chilometrica 22.231. Quando ormai teatro delle operazioni divennero le due sponde del fiume Arno, il genio germanico decise di minare in più parti la linea, compreso il grande ponte sul fiume, che poteva permettere il transito di mezzi pesanti corazzati.
ma nell'estate, prima delle mine, arrivarono inaspettatamente le bombe alleate, che distrussero 4 dei 6 archi sul lato Pontedera e radendo al suolo l'edificio della stazione di Calcinaia. Dopo la stazione di Calcinaia, la linea attraversava, tramite un cavalcavia, la strada provinciale Calcinaia-Vicopisano e giungeva alla stazione di Vicopisano-Bientina. Nella primavera del 1944, durante un ennesimo attacco aereo alleato, fu colpito un treno carico di munizioni fermo alla stazione di Vicopisano-Bientina, che esplose, distruggendo lo scalo merci, ma lasciando praticamente illeso l'edificio della stazione. Quello che si nota dalla stazione di Vicopisano-Bientina è la folta vegetazione che ricopre la nostra linea ferroviaria per quasi tutto il percorso restante. La ferrovia, dopo aver attraversato il canale emissario bientinese su un ponte obliquo a travata metallica di tre luci, giungeva alla stazione di Buti Cascine. Ricordi di persone che vissero quegli avvenimenti ci dicono come l'esercito tedesco avesse deciso di utilizzare la linea anche come teatro d'operazioni di un cannone montato su affusto ferroviario. In un primo momento e per brevissimo tempo comparve il famoso cannone tipo Leopold, poi spostato nella zona di Anzio. Successivamente, quando era ormai chiaro che l'avanzata dell'esercito statunitense si sarebbe assestata sulla riva dell'Arno, l'esercito germanico mise in funzione un secondo cannone, chiamato dalla popolazione di allora il Cannonissimo.
Il cannone era montato a bilico su due carrelli a 5 assi ciascuno. Quando era inoperoso, le truppe tedesche nascondevano il treno nel tratto centrale della linea, nei pressi della galleria subalvea, e veniva spostato fin nei pressi della stazione di Turingo Parezzana, da dove, ben protetto da improvvise incursioni aeree dal Monte Serra, riusciva a colpire la costa e l'entroterra livornese con micidiali bordate. Si comprende così con quale accanimento l'aviazione alleata cercasse di mettere fuori uso il treno oppure la linea. Il convoglio fu alla fine reso inservibile da un intenso mitragliamento di caccia proprio nei pressi della stazione di Turingo Parezzana nel maggio 1944. Alla progressiva chilometrica 11.986 si sottopassava il torrente Visone di Castelvecchio, il cui alveo è pensile sulla campagna circostante. Dei tre ponti costruiti nella tratta Castelvecchio-Pieve di Compito, tra il primo e il secondo ponte, la trincea è stata colmata da detriti di riporto, mentre il terzo ponte è visibile in parte, come si vede dall'immagine. Successivamente la linea raggiungeva la stazione di Colle di Compito, attualmente ceduta a privati dalle Ferrovie dello Stato, e una curva di 100 metri di raggio portava la linea alla stazione di San Ginese Pieve di Compito, anch'essa ceduta a privati. Caratteristica principale di tutte le stazioni della linea ferroviaria è la comune struttura muraria, lo stesso dicasi per le latrine. Come appare allo stato attuale, uno dei caratteristici pali telegrafici della ferrovia nella stazione di San Ginese. Proseguendo nel nostro viaggio, incontriamo la stazione di San Leonardo in Treponzio, attualmente sede della quarta circoscrizione del comune di Capannori. Dopo la stazione di San Leonardo in Treponzio, la linea proseguiva e attraversava la strada nel comune di Massa Macinaia, con un ponte ad impalcatura metallica
di 7 metri di luce. La penultima stazione che si incontrava è la Toringo Parezzana. Procedendo verso Lucca, l'esercito tedesco completò l'opera facendo saltare d'arte tratti di binario e i principali ponti, primi fra tutti i ponti obliqui sul canale Rogio e sul canale Emissario Bientinese. Nel 1935 la ferrovia era stata scavalcata da una delle prime autostrade d'Italia, quella che collegava Firenze a Migliarino Pisano, e ciò comportò la realizzazione di un nuovo cavalcavia in cemento armato, subito dopo la stazione di Toringo Parezzana. Al termine del conflitto, la ricostruzione iniziò proprio dai due ponti metallici, dei quali fu posato nuovo soltanto quello sul canale Rogio, e iniziando a recuperare quello sul canale Emissario, mentre si prevedeva di ultimare la ricostruzione totale nel giro di 3 anni. Inaspettatamente, le Ferrovie dello Stato decisero però di abbandonare ogni intervento di ripristino e giunsero perfino a smontare i ponti da poco ricostruiti che, mediante autocarri, furono trasportati verso Arezzo. Di pari passo, l'armamento ancora presente fu sistematicamente smontato e utilizzato per riparare la linea Pelagarfagnana. L'ultimo casello ferroviario che incontriamo prima della stazione di Lucca è alla progressiva chilometrica 1,656. Da questo casello è visibile attualmente la tratta finale della nostra linea, che oggigiorno è adibita a scopi industriali. Qui terminiamo il nostro viaggio in piazza della stazione di Lucca, con l'intento di avervi fatto apprezzare una delle opere di primaria importanza nelle province di Lucca e Pisa, della quale si parla tanto di un futuro ripristino.